Benvenuto a Monsignor Davide Milani, all'Ecco FM. Buongiorno, buon ascolto a tutti. Grazie mille. Monsignor Davide Milani da settembre sarà il prevosto di Lecco a capo della comunità pastorale Madonna del Rosario. È un ritorno alle radici, Monsignore. Come ha accolto questa nomina? Beh, con grande gioia, con grande entusiasmo, ma anche con un po' di timore. Sono prete da 17 anni, ma non ho mai fatto il parroco, quindi una parrocchia così grande, una comunità così grande, una città con una così grande tradizione di chiesa, un ruolo importante come quello di prevosto, prevedono una preparazione, prevedono un accompagnamento, un aiuto da parte della comunità cristiana di Lecco, che so ci sarà per vivere insieme a questa bella avventura di essere cristiani tra i cristiani di Lecco. Perfetto. Come già accennava, la comunità Madonna del Rosario è proprio nel cuore della città. Data la sua esperienza, anche se non direttamente da parroco, da pastore, che cosa vorrebbe portare a questa città, a questo centro cittadino? Ma non ho niente da portare, io ho solo da imparare, ho solo una fede personale da far crescere e mi nutrirò con la fede di questa comunità così importante, con il lavoro che i pastori che mi hanno preceduto, da Don Franco Cecchin indietro, hanno fatto. Quindi ecco, non ho niente da portare, il Vangelo c'è già e ho solo un'esperienza da condividere, ecco. Ci sono alcune sfide che toccano questa comunità. Il nuovo oratorio, la Casa della Carità, poi sappiamo che è un centro cittadino con abitanti di una certa età, un'università, tanti turisti che stanno un po' scoprendo Lecco. Quindi ci sono tanti aspetti. Queste sfide che cosa la inducono a pensare? Beh, che arriva in una città viva, una città in trasformazione, una città che per alcuni aspetti è ancora la città che ho conosciuto, la città in cui sono nato, la città in cui mi sono formato come, con la scuola, con le esperienze di giornalismo a Resegone, come cristiano, nelle prime esperienze di chiesa nel decanato in cui ho lavorato per tanti anni. Ecco, per alcuni aspetti è ancora quella città lì, per alcuni aspetti è una città che cambia, come già diceva lei. Ecco, condividendo questa esperienza con i lecchesi avrò modo, aiutato dalle analisi, dalle sensibilità, dall'intelligenza di tutti, di fare un percorso per accompagnare queste trasformazioni, accompagnarle come prete, accompagnarle come comunità cristiana. Certamente, quindi anche un po' superando ormai le logiche dei campanili, possiamo dire, cioè sempre pensando ad un livello cittadino più che strettamente parrocchiale. Ma la dimensione della parrocchia è fondamentale, fa parte del tessuto della città, anche civile, è uno strumento fondamentale anche per la Chiesa, bisogna tenere conto anche delle condizioni della vita della gente. Ecco, per alcuni la parrocchia è quasi una realtà insostituibile, altri invece hanno un respiro più grande. Ecco, non bisogna buttare questo aspetto tradizionale che è fondamentale e non bisogna nemmeno chiudersi dentro i propri confini. Sappiamo che Don Davide è esperto di cinema. Lecco, come lei ben sa, è una città senza sale cinematografiche. Abbiamo una sala della comunità che ha una grande, ricca programmazione, però è praticamente l'unica. Che cosa è successo secondo lei e che cosa può dare ancora al cinema? Beh, anzitutto partiamo dal positivo. C'è una sala che ha saputo innovare, ha saputo ascoltare il pubblico, ha saputo mantenere fede alla propria tradizione, la Sala di Castello, e per questo è ancora aperta e per questo è vitale. Quindi contesto parzialmente l'affermazione, non è vero che adesso non c'è più il cinema, c'è ed è portato avanti da questa realtà. Gli altri non ce l'hanno fatta e non è colpa sicuramente degli amici di Castello, perché bisognava avere la stessa lungimiranza che ha avuto quel gruppo di volontari, che ha avuto quella parrocchia nel sostenere questa sala.
Ecco, il cinema non è un prodotto da vendere come si vende la pizza o si vende una bottiglia di vino, ha bisogno di una comunità intorno, che sia una comunità cristiana, come nel caso del Palladium, o che sia una comunità di appassionati, perché cinema è cultura, il cinema ragiona sulla vita. Ecco, quindi partiamo da lì, partiamo da questa realtà e avrò modo anch'io di essere uno spettatore fedele di quella sala, anche se mi dicono non essere appunto della comunità pastorale, ma salirò con piacere a tra i tanti spettatori per essere parte di quel pubblico così intelligente. Perfetto. Lei ha seguito due eventi che hanno avuto come ospiti d'onore il Papa, Papa Benedetto con l'incontro per le famiglie e Papa Francesco lo scorso anno. Che cosa le è rimasto di questi due appuntamenti? Mi è rimasta la voglia del popolo di sentirsi chiesa, di radunarsi intorno al pontefice, intorno al pastore più grande, per ridire la propria appartenenza al Signore, per dire i legami dentro la diocesi, dentro le comunità. Ecco, questo essere popolo radunato dal Signore, questo è l'aspetto più grande che mi è rimasto, oltre le mille fatiche organizzative, oltre tutto il lavoro di comunicazione che hanno richiesto iniziative di questo genere. Certamente. Ma Monsignor Davide Milani frequenta i sentieri e le montagne oppure no? Frequentavo, il tempo in questi anni è davvero stato molto molto ridotto, la mia meta preferita era la Grignetta, un po' in tutte le sue salite in base al tempo a disposizione, quindi spero ora che abiterò sotto di poter tornare su questi sentieri così cari. E anche di salire, immagino, in cima al campanile, visto che è una delle attrattive della città, gestita anche in questo caso da un gruppo nutrito di volontari. Iniziativa molto intelligente, molto moderna, di cui non mancherò di essere parte anch'io appena mi sarà possibile, magari accompagnata dai volontari stessi. Possiamo già dire quando lei farà l'ingresso ufficiale in parrocchia nella comunità pastorale o stanno No, ancora è elaborando? ancora in definizione, appunto, più avanti verrà definita questa data, ecco. E adesso è il tempo appunto per l'ecco di godere ancora della presenza di Monsignor Cecchin e di attingere ancora la sua sapienza e poi appunto penseremo anche all'ingresso quando le varie questioni legate anche alla mia permanenza a Milano si risolveranno. Quindi diciamo che Lecco ha bisogno di un pastore comunicatore, perché negli ultimi decenni è sempre avvenuto così. Perfetto, Leggiamo i segni della provvidenza. quindi la ringraziamo per la sua disponibilità, la invitiamo a visitare di persona gli studi della nostra radio e poi seguiremo sicuramente il suo ingresso, che attendiamo anche noi con grande gioia e le auguriamo di vivere bene la sua esperienza pastorale qui sulle rive del lago e sotto il Resegone. Sicuramente, grazie, auguri anche per la vostra neonata iniziativa, molto intelligente, molto utile, più voci ci sono nel raccontare una città, nel raccontare i suoi dinamismi, nel raccontare della Chiesa, una ricchezza per tutti e ci vediamo dalla parte giusta del lago, a presto. Perfetto, grazie Monsignore, a presto. Buona giornata. Grazie.